Ragazzi, salve a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio, questa volta in compagnia di un nuovo personaggio di cui però non ricordo il nome, ma solamente leggendo il titolo, secondo me, entrerà subito nella lista dei personaggi su YouTube che fanno contenuti di un'altitudine bassa, se così possiamo dire, stile Lambre Nedamus, stile Fabiano Cotaletta. Il titolo già fa ben sperare. La Nutella, bisogna boicottare questo prodotto, ascolta qui, bla bla bla. Non ricordo il nome di questo YouTuber, ma a quanto pare è un italiano che vive nelle Canarie e il video mi è stato consigliato da un utente che ringrazio. Andiamo ad ascoltare le perle di questo qua. Salve ragazzi, allora stavo leggendo. Salve ragazzi, ah ok, dunque un romano apparentemente, almeno a giudicare dall'accento, che vive nelle Canarie. Già l'inquadratura, no, così alla cavoli totale, da sotto fa ben sperare, no? Un po' alla Lambre Nedamus. Un articolo, no? Dove si dice che la Nutella, no? Costituita la Nutella, no? Sarebbe da bandire, proprio da eliminare, perché è un alimento che fa male, è un alimento che può creare problemi perché è piena di zuccheri, oli. Vabbè, ha scoperto l'acqua calda, questo qua, che, ripeto ragazzi, non mi ricordo come si chiama, dopo metterò il tag. Però, insomma, chi bazzica su YouTube e conosce certi personaggi, sicuramente avrà modo di guardare questa faccia e di dire sì, è un volto familiare. Olio di palma, poi si parla spesso del olio di palma che fa male, tutta sta roba qui con un concentrato potente, molto potente, che fa male, bisognerebbe addirittura, visto, bandirla, proprio levarla dalle palle. Insomma, la Nutella è il prodotto in barattolo dolciario, cioè, vedete tanti barattoli che hanno di crema, fatto con la crema, più venduta al mondo. Sì, vabbè, sappiamo cos'è la Nutella, dai. Non ci stare qui a fare descrizioni inutili. Sappiamo tutti com'è un barattolo di Nutella esteticamente. Oh, già partiamo bene. A me non mi risulta, non mi Scusate, ragazzi. risulta. C'era uno screenshot, veramente, un fermo immagine, veramente bello. L'ho perso e vabbè, con la linguetta. Tipo l'hanno benedetto. Che ci sono soggetti che sono morti per la Nutella, che hanno avuto i problemi perché hanno mangiato la Nutella e sono morti. Non mi risulta. No, non mi risulta. Cioè, trovatemi da qua. A giudicare dalla stazza di questo qua, direi che di Nutella ne ha mangiata. Ed è ancora vivo, dunque sì, la Nutella non dovrebbe far così male alla salute. È nata la Nutella, adesso sono 60 anni. Nel 1964 è uscita fuori la Nutella, io da ragazzino già la mangiavo la Nutella, e addirittura io me ne mangiavo anche un barattolo di 200 grammi al giorno, ne ho mangiata, pure addirittura sono riuscito a mangiarne. Ma perché parla al passato? Sembrerebbe che se la stia ancora mangiando questa Nutella, un barattolo al giorno. E tutti questi problemi non ce l'ho mai avuti. Addirittura, vi racconto, una volta presi una confezione di bicchieri perché la Nutella fece Ma forse fa male alla testa la Nutella, non lo so, eh. una promozione di bicchieri, no? Sai, bicchieri quelli, bicchieri per bere l'acqua, il vino, sta roba qua, no? Sì, bicchieri, ok, ma ma perché così tanta attenzione su particolari inutili come lo spiegare come si è fatto un bicchiere? Un bicchiere, ragà, e prima è stato 2 ore a spiegare come è fatto un barattolo della Nutella, lo sappiamo tutti. Mo 2 ore per spiegare come è fatto un bicchiere. Erano proprio belli, è una confezione di 12 bicchieri e pesava, non so se erano 125 grammi a bicchiere. Ma vi rendete conto che questo qui, così di punto in bianco, ha deciso di fare un video del genere?
che finora si è rivelato essere completamente inutile. E vabbè, no, direi che entra definitivamente a far parte della lista di questi personaggi che su YouTube non hanno nulla da fare e accendono la camera e la prima cosa che gli viene in mente, boom, la sputano, la vomitano davanti a questa povera camera che si deve sorbire i discorsi, tra virgolette, di personaggi del genere. Chi era, mi pare, ma non mi ricordo, era un po' di più. Questo sinceramente non me lo ricordo, vi dico la verità, però erano bicchieri, bicchieri normali. Beh, io me li sono mangiati una settimana tutti e 12 me li sono mangiati, proprio col cucchiaio, me li sono mangiati, perché la Nutella è buonissima. E non dire. Ma io non me ne vanterei di queste imprese di mangiare chili e chili di Nutella al giorno. Boh, vabbè. Stronzate che fa male da qua e da là, mai avuto problemi con cano. Però ripeto, secondo me alla testa non ha fatto proprio bene. Dopo è una mia opinione, chiaramente. E poi si fa dell'ironia, ragazzi. Sto scherzando. Mai. E vi dirò una cosa, io quando vado a farmi l'analisi, le analisi quelle del sangue, per dire. Sì, le analisi del sangue, chiaro, che ti fai? L'analisi delle orecchie? Per vedere i valori, quelli, i valori che. Sì, lo sappiamo che lo sappiamo il perché si facciano le analisi del sangue, non perché a uno dia gusto. Cioè, non c'è né grassi né zuccheri né. Tutto a posto, Sì. tutto a posto. Vogliamo però vedere a sto punto le analisi del sangue di questo qua. Ok, ho capito, il personaggio è uno che ama appunto riempire i video con bla bla bla, con aria fritta, con tutto fumo e niente arrosto. Vedete, si focalizza parecchio in particolari che non hanno alcun senso di essere spiegati, perché tutti sappiamo com'è fatto un bicchiere, tutti sappiamo com'è fatto un barattolo di Nutella, tutti sappiamo il perché si facciano le analisi del sangue. Mitico questo qua, peccato che non mi ricordo il nome, e vabbè, dopo ripeto, ci metterò il tag. Cioè, tutto a posto, eh. Mo, ho superato i 60 anni e io ogni tanto la mangio la Nutella. Anzi, per carità, guai a volte se a casa mia non c'è la Nutella. Perché proprio ogni tanto quando ti viene quel calo di zuccheri, quella che ti senti un po' così, un paio di cucchiai, però, ma cucchiai, non cucchiaini, cucchiai quelli dove mangi la minestra, due bei cucchiaroni di quelli e te li mettono al mondo, te li tirano proprio su. È veramente un alimento che ti sostiene, cioè se tu ti fai due o tre cucchiai di Nutella, cioè tu per mezza, più di mezza giornata non soffri la fame, non la soffri, cioè stai veramente bene. I grandi consigli da dietologo di questo qua. Due cucchiai di Nutella al giorno, dunque, leva la fame. Boh, vabbè, non penso che ci proverò. Che poi a me la Nutella non piace proprio. Tutte queste cazzate che si sono inventate, e perché, quale motivo? Esagerato. Vabbè, dai, raga, abbiamo capito di che personaggio si tratti. Cosa dire? Benvenuto tu che dalle Canarie ci parli di queste cose molto utili, no? Come si è fatto un bicchiere, come si è fatto un barattolo di Nutella, il perché ci si faccia le analisi del sangue e, quarto punto, è anche un dietologo, apparentemente. Dunque, grazie, tra virgolette, di esistere, caro, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Forse andremo ad analizzare, tra virgolette, un altro video di questo qua. Ciao, ragazzi.